Ciao a tutti e a tutti! Bentornati e benvenuti in un nuovo video. Oggi non sono da sola, c'è Giulia con me. Ma indovinate perché? Perché sono in un video di Laria? Sono in macchina. Se io sono qui è perché si mangia, raga. È gratis, perché mi finanzia tutto l'amica mia. Quindi, dai! Quindi potevo farlo da sola. No, è tanto uguale, quello che capita capita. È vero, magari stai sola, ti mangiavi insomma. No, se siamo in due ci dobbiamo dividere in Happy Meal, ti giuro, nera. E questo nera. È bello, non sai cosa capita. Cosa facciamo? La persona davanti a noi sceglierà cosa mangiamo per ben 24 ore. Adesso sono le 8:54, quindi quasi le 9, e stiamo andando a noi fare andiamo colazione. Al McDrive a fare colazione. Proviamo allora, che ti devo dire? È però dobbiamo aspettare che arriva qualcuno. Dico, un caffè in due sarà tosta. Vediamo. Io non lo bevo il caffè. Quindi ragazzi, facciamo questa esperienza. Iniziamo questa avventura, vai, parti amica. No, ma qua aspetta, voglio dire una cosa. Secondo me la colazione sarà la più difficile. Infatti nei video che ho visto quasi nessuno fa la colazione, no. Perché è un po' più così. Ah, lei ci prova. Perché a pranzo, a cena ci vanno un po' tutti, certo. No? Quindi prendiamo coraggio e si va. Vai, partiamo. Ok ragazzi, siamo arrivate al Mac. Ora vi faccio vedere. Ora cerchiamo l'ingresso del Mac Drive. Ma non c'è nessuno davanti. Allora parcheggiamoci qui e aspettiamo che qualcuno arrivi. Io sono scioccata. Ti prego, dimmi che vai al Mac Drive. Niente, niente. Allora ragazzi, la situazione è questa. Qui al drive non si ferma nessuno. Quindi se continua così mi toccherà scendere a me e andare a far colazione all'interno. Sì, no, beh, se continua andiamo in cassa e facciamo. Ci può dare quello che... Io mi vergognerò come una ladra. Ma però e niente, aspettiamo ragazzi, che vi dico. Allora, sta entrando qualche macchina. In realtà penso sia uno dei pochi Mac al mondo che di mattina è così frequentato. Però nessuno che va al Mac Drive e si pia pure in paninozzo. A Giulia piace il coso, mamma mia, quello, colazione, il muffin. Oddio, sì, quello con l'uovo e salsiccia. Sì, esatto. A me. Adesso l'attesa sarà snervata. C'è una macchina? No. No. Io qua vedo i riflessi, ma mica vedo le macchine. Le vedo io, non ti preoccupare. Sono le 9:06. Se entro le 9 e un quarto non arriva nessuno. Ma ce ne andiamo proprio a un bar, altro che Mac. Andiamo proprio a un bar. Ciao, posso avere quello che ha preso la ragazza prima? Lo puoi fare ovunque, in effetti. Se devo scendere a sto punto, figura per figura. Se no possiamo provare al Mac Drive. E diciamo la persona davanti a me se ne inventammo una. L'ultima cosa che hai fatto, che hai battuto. Ma io chiedi te, io mi vergogno. Io lo chiedo io, sì, sto dalla parte del guidatore. Ok, dai, io ti riprendo. Sto gasando. Facciamo così, almeno è un assemblo di un po' di roba. Va bene. Però sia una donna, se no mi vergognerei. Dai, vedi, queste stanno a fare colazione, si sono prese la spremutina, fanno anche una bella story Instagram. No, qua in cassa. No, ma non è che stiamo a far girare al contrario. Oddio, che figura, no, di scusa, merda. No, è senso unico. Ok, devi tornare indietro. Ma qua ritira e paga. Che lo sta dicendo? Abbiamo già iniziato bene. Quelle stanno già a mangiare un pancake col succo d'arancia. Cioè, ragazze, vedi, se la mandate là, ci saremmo beccate la colazione loro. C'è tanto di cartello, raga, lei dove entra? Giustamente contro mano. Buongiorno, benvenuti a McDrive. Buongiorno, senti, ti devo fare una richiesta un po' particolare. Mi potresti dare... Mi potresti dare l'ultima cosa che hai battuto in cassa? Non capito. L'ultima cosa che ha ordinato qualcuno qua al Mac Drive. Che senso? L'ultimo scontrino che hai battuto in cassa. Sì, l'ho fatto ieri sera, quindi non saprei, l'ha fatto il mio collega ieri notte. Va bene pure quello, semmai. Non mi risulta perché la giornata è stata chiusa. Ok, va bene, grazie. È un esperimento su YouTube. Mi spiace. Va bene. Ieri sera. Grazie, caro, sei gentilissimo. Ciao, grazie. La Iella! Bella, adesso ci dobbiamo passare davanti. A Gennaro. Oh mio Dio, Gennaro, dove stai? Wow, ciao. Ok, andiamo via da sto Mac. Abbiamo visto che è stato un epic fail. Ma non è mai successo a nessuno. Sera prima. Facciamo che la colazione la facciamo a un bar. Andiamo al baretto bar. Nostro. Dai. Sei pronta? Siamo arrivate. Vai, prego, baby. Ecco, vedi. Ciao, io prendo quello
quello che ha preso la signora. Ho preso un caffè. Vai, dopo bevete il caffè. Grazie. A te. Bene, è stato più semplice di quello che insomma ci aspettassimo. E l'unica cosa è che la signora avanti a noi ha preso solo un caffè. Quindi Ilaria gli è andata male, a lei non ti piace il caffè, vero? Peggio per te, me lo bevo io e dai, primo caffè scroccato, dai, eh. Ecco qua ragazzi, il mio bel caffèucciolo a scrocco. Sì, la gara fa colazione. Piccola, non mangi nulla. Che cucciola. Giulia che beve il caffè alla follettina. Saluta Folli. Ciao, ciao amore. Anche io prendo il caffè come te, vedi? Che lei fa la tecnica del confondo, capito? Ne verso due, però sembra una. Sì, io le amo insieme. E poi dovresti tipo accartocciarle tutte, così non sembrerebbe proprio. E si beve il suo caffettino. Ilaria guarda da depressa. Il problema è che io non connetto il cervello finché non faccio colazione. È già più di un'ora che sto senza, quindi potete immaginare. Perché non mi sono truccata per sto video, come dice Giulia. Caldo a parte, siamo tornate da una seduta di shopping molto molto intensa. E sono lì? Pranzo. È ora. 13.04. È ora di pranzo. Dove andiamo stavolta? Al Mac. Dai, stavolta raga, incrociate di per noi. Sarà volta buona. Gente, cioè, magna. Sì, abbiamo già visto passando, perché adesso abbiamo fatto un altro shopping compulsivo un po'. Però questo è, come si dice, funzionale. Esatto. Quindi ci può stare. Andiamo. Dai, andiamo. Andiamo, andiamo. Allora, stavolta cercheremo di non entrare contromano al McDrive. Questa è l'entrata del McDrive. Io spero ci sia qualcuno. Beh, sì, dai. Allora, già sta macchina sta andando avanti. Ma magari è l'uscita. Ragazzi, è uno in macchina. A meno che non ordina per la family e se lo porta via. Speriamo. E noi ci prendiamo tipo 4 menù. Cioè, questa cosa non passerà mai comunque, di sentirsi proprio in imbarazzo. Ora capisco quando vedi i video che cosa si prova. Cioè alla fine non stai facendo nulla. Ho capito, però è imbarazzante. Poi neanche sentiamo. Allora, questo è quello che abbiamo pensato e che stavo dicendo anche a lei prima. Non può sembrare strano se la pensi in questo modo. Che io magari ho sentito l'ordine di quello davanti, mi è piaciuto, magari non sapevo che prendere. Ma è bello che non si sente, quindi. Come no, si sente come? Si sente. E quindi te lo prendi, tac. Staremo a vedere, ragazzi. Io ho paura. Io ho paura perché. Allora, già questo avanti, raga, ha sputato la gomma fuori dal finestrino. Quindi si prenderà un bel. Oddio, che non bello rosso. Non si coloca da McDonald's. Mio sì, perché l'ho visto bello rosso, capito? Quindi spero che si prenderà un qualcosa di. Dai, avvicinate, vediamo se sentiamo qualcosa. Gran Crispy, ho detto, siamo dei geni. Un Crispy solo pagnino. Buongiorno, benvenuti al drive, un istante solo in attesa, vi prendo l'ordine, sì. Grazie. Ciao, posso prendere le stesse cose che ha preso la macchina davanti a me? Gran Crispy medio, Coca-Cola e il Crispy Trovanino? Sì. Ok, sono 12.50, primo sportello, grazie. Grazie mille. Guarda che ha preso un menù più un panino, quindi abbiamo sculato. Sì. Ha preso un menù medio. Scusa, più un panino. Ma è vero, non so, si è fatto così e scende io dalla mano. Sì, sto coi piedi sul tuo sedile. Qual è il problema? Qual è il problema? Qual è il problema? Ok. Momento della verità, stiamo leggendo in questo momento. Un Mac Menu Gran Crispy. E un Crispy. Non posso credere. Allora, Giulia non mi ha ripreso mentre la signorina la prelevavi il pacchetto. Però c'è, ragazzi. E ci è andata di lusso, ripeto. Allora, abbiamo una Coca-Cola, quindi neanche a dire che ha preso una cosa strana. Cioè questo era esatto, un classico, classico italiano medio. Esatto. Che bello. Poi abbiamo due panini uguali. Cioè abbiamo il Gran Crispy, quindi, eccolo qua. Da sorelline mangeremo anche la e stessa cosa. E poi c'è cosa. Il Crispy, quindi tu il grande e io il piccolo. Cioè, ci pensate? Perché ragazzi, noi lo facciamo sempre così. Una cosa assurda. E poi, vabbè. E poi abbiamo, vabbè, una patatina. Vedete, qua dentro c'è una patatina. Sei andata a pulire la macchina ieri? Beh, ma tu l'intelligenza, vabbè, tu l'intelligenza proprio. Però questo non c'è generale. Una falsina. Pensibile. Questo ha staccato da lavoro. In pausa cioè, pranzo, se voleva mangiarsi due bei paninozzi, ha detto senza salsa e patatine così. C'ho pure fame, a me colazione mi ha detto male stamattina al caffè. Andiamo col panino. Andiamo col panino. Aspetta che il mio è un po' scompostino. Oddio, che goduria. Guardate raga. Ti è uscito tutto il formaggio. Eccolo. Io spero non ti cada in macchina questa roba. No, spero per te. Sei pronta? Mm-hmm. Fammi prendere un pezzo di bacon. 3, 2, 1.
Ci sta pizzando. Se conoscessi il ragazzo che c'era davanti a noi, mi farei una chiamatina. Bravo, ti so, buon gustaio, pronto? Fa un po' caldo per mangiarti fuori. Bollenti. Io è proprio un botto che non mangiavo al mercoledì dal 90. Adesso mi faccio uno zoom sulla faccia. Non me la ricordavo così. No. Vedi, una non prende mai magari panini diversi, no? Invece è buono. Questo c'ha una salsetta che è speciale. Infatti la prossima volta lo prenderò. Diamo un sorsata anche alla nostra Coca-Cola, così abbiamo provato tutto. No, la tu, io adesso sto mangiando. Va bene, dai, io la sorsata. Io pure, sei pure Coca-Cola, sì. Non lo so. Sì, proprio classico, banale di quelli. Sai, mi davi una Fanta, che l'odio. No, io la amo. Cioè, la amo, no, meglio la Coca. Però. Però è quella normale, non è vero. Ci becchiamo a cena. Magari farà meno caldo. Ho girato dei video, fatto dei lavori. Sentite Maurizio, si sente da qua. E stiamo andando. Operazione cena. Stiamo andando al Burger King, ragazzi, eh? Così abbiamo provato quasi tutti. Ci abbiamo provato almeno. Il KFC purtroppo qua a Roma io non so dove sia. Per fare il drive-in. Ma guardate il mio illuminante, yes. Quindi ci siamo attaccati a quello che... Non riesco a chiudere la portiera. Quello che abbiamo trovato. Comunque, a parte i 29 gradi alle 8 di sera, sono appunto quasi le 8. Allora, siamo arrivati al King Drive. E c'è appena passata una macchina davanti. Quindi andiamo, dai, corriamo. Eccola. Allora, quello davanti sta solo, te lo dico. Pure quello davanti sta solo. Davvero. Qui ne vedo uno solo. Speriamo bene. Incrociamo i dita, raga, perché io ho veramente fame. Ho sentito un chicken. Da buon menù. Ma comunque stanno in due. Stanno in due? Coca-Cola aranciata. Patatine. C'è pure il bambino giù. Troppi, tu mazzo. Sono tu bambini. Ma è piena la macchina. Ragazzi, c'è il vetro oscurato. Poi si muovono le teste. No. 42 l'ultimo sportello. Meno male che finanzia l'aria. Ma sono cari ordini pure. Buonasera, volevo prendere quello che ha preso la macchina davanti a me. Lo stesso ordine. Uguale? Sì, identico. Ok. 18 e 40 al ritiro, grazie. Grazie. Ah, 18 e 40. Io mi l'ho sentito solo il 40. Avevo sentito 40. Fatemi prendere il portafoglio per pagare. Raga, non è bellissimo che Ilaria, cioè, sì, non ti abituare, infatti oggi, giusto perché mi sei stata così d'aiuto. Però non c'è casa più bella con tra amica. Tra riprese e tutto, dice... è come se fosse il tuo stipendio in cibo. Ah, vedi, brava. Cioè, no, però c'è da dire che la mia amichetta mi aiuta anche sempre a fare i mini video, i post. Ma questa ripresa sembra Maurizio Costanzo. Ho rovinato un momento romantico. No, ti volevo dire, sembri? Io speravo, però... in un certo senso, che ci capitasse un ordine gigante che non riusciamo a contenerlo. E poi rimanevamo tipo così. Sì, secondo me era figa. Così, era un esperimento. Poi magari se vi piace lo rifacciamo. Dai, sì, è vero, perché è stato divertente, però sì, no. Pure a sapere che ti mangi. Madonna, sì, quello sì. Allora, io non so se voi riuscirete a vedere mai la testa qui. Vedete che c'è uno bambina. Là, due bambini, c'è un bambino qua. Una qua e la madre di là. Vedi che si muovono le teste? Vedi? Io non le avevo viste. Ciao. Devi essere multitasking. Hai sentito il bip del pagamento? Io ho sentito. Non ho mai speso così tanti soldi in cibo in un giorno comunque. Vabbè. Grazie. Che sembra più grosso del loro. Ragazzi, stiamo per vedere cosa abbiamo preso. Cioè, noi pensavamo ci fosse pochissima roba dallo scontrino. Ma che cazzo se la mangia? Ma in realtà, scusate, pesa un botto. Quindi cioè, vediamo. Ci sono sbagliati. Ah, mamma, guarda i panini. No, allora, uno, reggi. Ma quelli 2, 3, 4. No. 5. No, basta. No, 8, 9. Io spero che se sono sbagliati, sennò questi ci vanno a dormire solitario, eh. 2, 3, 4, 5 patatine, raga. Senta la Coca-Cola è la stessa. Oddio, si sta aprendo. Oh, ma guarda a caso, c'è una Coca-Cola e due Fante. Una Coca e due Fanta. Ma questo video poteva andare meglio di così. A parte, secondo me abbiamo pagato pochissimo. No, infatti. Ma saranno quelli da un euro, ne sa. Sì, però sempre poco. Vabbè. Andiamo a casa e... Vediamo la reazione di Maurizio. Già capirai, ci chiama chiattelle. Capirai, così alla fine. Ecco qui, sono capitati 27 paninini piccoli, Maurizio. Ci vediamo a mangiarli? Guarda, ma amore. Regalati, ho pagato la amichetta tua. Così ci è capitato, Mauri. Quello che più è grande, ci sto. Spiegagli un po' il video. Allora, noi siamo tornati di là e gli abbiamo detto scusa al mio dai. Che ci dai quello che hanno preso le persone anche a noi? E lei ha detto ok, e quelli hanno preso
preso sta roba. E noi dobbiamo mangiarcela, poi prendiamo questi tutti a caso. Non è convinto. Ma faccio vedere scritto. No, veramente 15 euro, quant'era? Guarda le patatine, non ce so, una. Però forse una patatina è di Maurizio. Certo, una sì. Piccolo. A parte Maurizio che... che commenta di tutto. Allora, assaggio patatine. C'è comunque una sfida tra me, allora, e burger. Sicuramente c'è più buone burger. Sono meno salate. Allora, siamo state anche un quarto d'ora in macchina e senti come so. Quelle del Mac che ti tiravo in faccia a morire. Poi assaggio anche un hamburger così. Ci sono capitati 74 hamburger, semplici, C'è il cetriolo, ketchup. Ma una lo può creare, lo può trasformare in un Big Mac uno. Sì. Ah, puoi fare tipo. Oh mio Dio! Doppio panino in corso, speriamo. Dai, faccio, dai. Eccolo, è un dorayaki gigante. Questi hamburger stanno tipo di brace. Sembra questo alla brace. Vado. Oh. Dai, dobbiamo dire che non c'è da male, né a pranzo né a cena. Un po' too much, però. Voglio vedere a bilancia domani, che dice? Ah, dice questo. Quindi, paninetto. Ah, questo è buono. Io direi, la senapa è forte, però se ti piace. Io direi di salutarvi. Sì, grazie per essere stati con noi in questo video. In questa giornata è infinita, ragazzi. Potete capire, il caldo ci ha ammazzato più di tutto. E zanzare. Ma che sto Vai, saluta anche tu Maurizio, ti piaci tanto alle persone, a quanto pare. Ciao, amici di pollo. Si è emozionato, mio Dio. Vai, faccio un mukbang in diretta. Addirittura, lo vedo portato, perché non vi aprite un bel canale di mukbang in di cucina? Un mukbang di coppia. Poi lui pasticcere può farci un bel dolce in video. Vabbè, comunque. Stringendo. Vi salutiamo. Se il video vi è piaciuto, thumbs up. Vediamo di farne altro. Ci metteremo qualcosa. Dai, sì. Non lo so. Ci siamo divertite comunque, a non sapere l'ignoto. Quindi un bacio e ci vediamo presto.